Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Vi ringrazio per l'attenzione che mi dimostrate, anche per l'affetto. Vi vorrei abbracciare personalmente, così. Virtualmente, perché tanto non si può, anche se stiamo per tornare in zona gialla. Speriamo presto di uscire da questa cosa, va bene. Cerchiamo di andare avanti, cerchiamo di andare avanti. E come vi dicevo, vi ringrazio per l'affetto che mi date. Io veramente, guardate, quando sento i miei clienti che sono contenti e che mi chiamano per ringraziarmi o di qualche piccola vincita, attenzione perché qui non si fanno vincite milionarie, però qualche piccola vincita si prende. Oppure che mi ringraziano anche semplicemente perché gli do degli strumenti così per divertirsi, per passare il tempo. Io sono contentissimo, insomma. Vi ringrazio Vincenzo della Sicilia, ringrazio Augusto, che ormai siamo diventati amici. Io sono amico con tantissimi. Pensate che qualcuno di voi lo sento da 20 anni. Ci sentiamo da 20 anni. Purtroppo non riesco a dare, diciamo, consigli a tutti. Qualcuno ogni tanto mi chiede: mi dici cosa giocare? Io questo non ce la faccio veramente, perché se no, insomma, non mi basterebbero le 24 ore al giorno, insomma, di cui ne lavoro 20 praticamente, no? Anche perché oltre il lavoro, insomma, io ho 752 hobby, ok? Io sono anche radioamatore, anche qualcuno di voi lo è. Ho preso una nuova radio giorni fa, sto sperimentando pure una cosa nuova, insomma. Ragazzi, io non mi fermo mai, non mi fermo mai, veramente. Bisogna andare avanti in ogni caso, e chi si ferma è perduto. Va bene, voglio vedere con voi questo programma Lotto Nazionale 2021, che l'ho rimesso in offerta a poco, quindi vi consiglio assolutamente di seguire il link sotto il video dove c'è il modulo di richiesta per vedere qual è il prezzo attuale. Approfittarne perché così, insomma, lo potete avere a poco veramente. Oppure potete scrivermi al mio numero WhatsApp. Scrivetemi e non chiamatemi al numero WhatsApp perché è difficile parlare in voce su WhatsApp, c'è un ritardo, non funziona bene. E invece scrivendo, insomma, io nel giro di qualche minuto rispondo sempre. Rispondo io, non c'è un call center. Qui ci siamo, cioè che curo il lotto ci sono solo io. Poi noi facciamo anche altri programmi per gli agenti di commercio, per esempio. Ecco, se c'è qualcuno di voi che è un agente di commercio e gli serve un applicativo, mi può contattare perché facciamo pure il famoso programma che si chiama Leonardo Agenti. E anche io ho partecipato alla realizzazione di quello, però al momento seguo solo il lotto. E così, insomma, mi occupo di questo perché è quello che mi piace, insomma, perché io sono, oltre ad essere un programmatore da tanti anni, sono appassionatissimo. Pensate che i primi programmi per il lotto li ho fatti su Commodore 64 mentre facevo il militare, 1986-87. E invece nel 1922, quando... Ah, no, quella volta non c'ero. Ok, insomma. Seguiamo questo programma un attimo, vi faccio vedere una cosa. Attenzione che ci sono i pronostici, e quindi seguite con attenzione perché alla fine metto anche qualche pronostico per chi non ha possibilità di avere un computer, un PC. Però vi dico una cosa, questi programmi funzionano solo su PC con Windows e vi raccomando di procurarvi un PC perché è una cosa utile per passare il tempo anche, no? Non va bene solo il telefono. A proposito, avete notato che col telefono siamo sempre con la testa chinata? E porca miseria, io penso che andiamo verso un aumento delle scoliosi in genere, no? Va bene. Allora, avete messo mi piace? Questo è importantissimo e dovete supportare il canale, non costa niente. Metti mi piace e poi devi cliccare la campanellina per poter ricevere per poter ricevere un avviso ogni volta che metto un nuovo video. Bene, siamo già a 4 minuti abbondanti di video e fra poco già qualcuno stacca, perché normalmente le persone più che 6 minuti non guardano. Ma io vi raccomando invece di guardare assolutamente perché questo programma è eccezionale. E vediamo insomma come utilizzare questo programma. Cosa voglio fare? Questo è
Lotto nazionale, abbiamo detto, un programma che funziona, che lavora solo sulla ruota nazionale, anche se qui vi fa vedere tutte le ruote, però diciamo quella che ci interessa è la ruota nazionale. E appena si apre il programma, qui è mostrata solo l'ultima estrazione in archivio, quindi potete aggiornare da server 1 o da server 2, è la stessa cosa. Faccio una piccolissima parentesi, i miei programmi. Qualcuno mi chiede, ma come faccio poi se cambio computer a reinstallare il programma? Semplicemente quando voi scaricate il mio programma, i miei programmi, scaricate un setup, cioè una cosa che si clicca per installare il programma. Ecco, quel setup sta nella vostra cartella del computer che si chiama Download. Se voi andate dentro Download, trovate questi setup, li potete salvare, ve li copiate su una chiavetta USB e così ce l'avete di riserva per quando cambiate computer, oppure se il computer vi svampa, se il computer ha svampato, potete ricaricare i miei programmi. I salvataggi sono la cosa più importante in un computer, io lo dico sempre questo. Pensate che io i salvataggi dei miei sorgenti, cioè tutto quello che serve per i miei programmi, ce l'ho qui da me, ce l'ho a casa dei miei. Ce l'ho nascosti per sicurezza. Insomma, praticamente i salvataggi sono la cosa più importante. Bene, che cosa facciamo adesso? Da questo programma, questa è la videata iniziale, quella che si ha quando si apre il programma. Si aggiornano le estrazioni, abbiamo detto, e poi facciamo accedi alla videata di ricerca. Vedete questo bottone? Accedi alla videata di ricerca. E siamo in questa che è appunto la videata di ricerca. Sposto un po' qua in modo che vedete sia me che il video. Va bene, più o meno. Ok, questa è la videata di ricerca e vedete che ci sono quattro metodi, metodo 1, 2, 3 e 4. Per ogni metodo viene indicato un pronostico formato da due numeri base che sono validi anche come doppia ambata oltre che per ambo, e poi ci sono delle sestine, due sestine, che vanno giocate per ambo e terno. E sono capitate anche delle quaterne, per cui ecco, magari proprio il minimo minimo mettetelo sulla quaterna, non si sa mai. Ma i due numeri principali, quindi la doppia ambata, è molto molto valida, valido come gioco, perché attenzione ragazzi, l'ambata non paga così poco, insomma, no? Paga circa 10 volte nette. E quindi è un gioco interessante, ma soprattutto per il fatto che siamo solo su una ruota, una sola ruota. Quindi il gioco su ambata, che è molto, vedrete che esce spessissimo l'ambata, si può seguire abbastanza facilmente. Ok? Adesso, intanto vi voglio dire perché sono quattro metodi. Perché vedrete che per ogni metodo c'è una indicazione di validità, vedete qui sotto, indica la validità del pronostico. Tra 1 e 70 è normale, può dare buoni risultati, c'è questa barra che tra 1 e 70 è verde. Maggiore di 70 è alta validità, ma non significa sicurezza. Ragazzi, io la sicurezza non ce l'ho. Se trovate qualcuno in giro che vi vuole vendere una cosa a prezzo esorbitante, altissimo, altissimo, perché dice che lui c'ha il metodo, l'ha avuto da Abramo, ecco. Lasciate perdere, quelle sono cavolate. Non c'è nessuno al mondo che può avere sicurezze in un gioco aleatorio come quello del lotto. Si possono solo seguire delle situazioni, diciamo, di tendenza statistica o diciamo degli algoritmi che vanno a estrapolare dei numeri in un certo modo, come questi. Non voglio dire che i miei programmi sono i migliori in assoluto, però sono quelli che possono dare dei bei risultati spendendo poco, capito? Ci sono persone, ho visto, insomma, c'è qualcuno che chiede per un programma, chiede quanto un'automobile, cioè non so, dico niente, fatemi stare zitto. Nessuno ha la sicurezza dei numeri. Ecco, se qualcuno ha la sicurezza, mi dia due ambi, non un ambo e basta. Un ambo può capitare che esce, io ne prendo tanti di ambi. Un ambo me lo deve dare, mi deve dire che esce entro i colpi che dice lui, e me lo deve dare due volte di seguito. Ecco, se, anzi tre volte, perché uno va bene, due volte ho visto mai che uno investito
dal dono divino, ma 3 volte il divino non esiste, quindi non c'è niente da fare, non c'è divino che vi possa aiutare, che possa aiutare in questo pronostico. L'unica cosa certa è che con questo programma che lavora sulla ruota nazionale possiamo avere delle piccole piccole soddisfazioni abbastanza ripetute. Andiamo a vedere. Ho già visto che negli ultimi, diciamo partendo dalla prima estrazione di dicembre, i numeri più interessanti sono stati quelli dati dal metodo 2, poi il metodo 4 e a seguire il 3 e l'1. Quindi vediamo un attimo come è andato il metodo 2 e il metodo 4 e poi basandoci sui, appunto, sui pronostici che dà, verifichiamo quali sono stati i risultati e alla fine, insomma, ci saranno dei pronostici nuovi da seguire. Intanto vi raccomando di avere questo programma perché sta veramente a un prezzo bassissimo. Potete seguirlo, seguire qui sotto il link per ordinarlo subito, o potete scrivermi al numero di WhatsApp. Va bene? Che sta qui da qualche parte sulla destra. WhatsApp, non mi scrivete su cose strane, non so, giorni fa ho trovato un messaggio su Telegram. Telegram non lo uso, cioè lo uso proprio raramente, quindi non mi scrivete lì. O mi telefonate, oppure mi scrivete su WhatsApp, oppure mi mandate un'email, c'è anche l'email sotto. Va bene, allora adesso andiamo, voglio fare questo, voglio andare indietro, vedete, scusate, vado piano. Qui siamo all'ultima estrazione, no? Quindi questo è un nuovo pronostico del metodo 1 segnalato in verde, quindi niente di particolare, però potrebbe uscire anche questo. Ma noi adesso andiamo indietro, vedete questo bottone, questo centrale qui, ci sposta l'estrazione di calcolo ce la sposta indietro fino a, voglio andare fino all'inizio di dicembre. Sì, troppo. L'1 dicembre, 1-12-2020, estrazione 4168. È in verde, quindi non la seguo. Adesso io scorrerò le estrazioni in avanti, quindi i pronostici, perché i pronostici sono sempre basati su una finestra di calcolo che fa termine alla estrazione di calcolo, appunto. Allora, andiamo avanti di una, ancora è verde. Andiamo avanti ancora di una, ecco, abbiamo. C'è un ambo, ma è ancora in verde. Vi ho detto anche quando è in verde può dare buoni risultati, però ecco, siccome non si può giocare tutto, seguiamo solo quelli segnalati in rosso. Andiamo avanti di una. Ecco qui che abbiamo un pronostico segnalato in rosso: 83%. Non significa che esce con probabilità dell'83%, perché la probabilità che un numero esca o una combinazione esca è sempre la stessa. Ok, non si può calcolare. Non si può calcolare. Si può calcolare. Il fatto che le condizioni di questo metodo vengono applicate in questo caso all'83%. E ripeto, non significa mai sicurezza. Ma questo pronostico calcolato il 9 dicembre 2020 poteva essere buono. Metodo 1, vediamo un attimo se ha dato risultati. Andiamo avanti di un'estrazione. Con questo bottone, vedete a destra, faccio avanti per vedere che risultati ci sono stati, no? Al primo colpo niente, è uscito solo un numero in sestina. Vado avanti, c'è solo l'8 che in questa sestina è ripetuto 2 volte. A proposito, quando ci sono due numeri uguali, è ovvio che si gioca si esclude, si gioca la cinquina invece che la sestina. Ma neanche a dirlo, insomma. E vedete, al quarto colpo mi esce lambata 61. Però fate caso a una cosa, vi ho detto che il miglior metodo era il 2 e infatti torniamo indietro di nuovo alla prima estrazione di dicembre, ci spostiamo sul secondo metodo, iniziamo con questa, va, questa qui è subito rossa alla prima estrazione utile di dicembre, quindi il calcolo è stato fatto a questa 4168, andiamo a vedere. Cosa è successo? Al primo colpo niente, è uscito solo un 44. Secondo, terzo, quarto, quinto. Al quinto colpo abbiamo il 34. Dal metodo 2 il 34. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro dopo. Il 34 è uscito una seconda volta subito dopo e poi basta. Diciamo che arriviamo a controllare fino all'ottavo colpo, giusto per sicurezza. Bene, quindi il metodo 2
la prima primo pronostico utile, quello segnalato in rosso, ci ha dato un risultato di ambata. Andiamo avanti adesso con questo bottone, vedete? Vado a vedere il pronostico della estrazione, questa no perché è verde. Ecco qua, no, questo è verde anche se ci ha dato lambo, vabbè. Succede, eh? E questa è in rosso. Estrazione 4172 del 10 dicembre, 95%. Qui diciamo, le condizioni sono state applicate molto bene. Andiamo a vedere se ha dato risultati. Non lo so neanche io. Avanti, primo colpo. Scusate, secondo. E questo è il terzo colpo. 46 ce l'abbiamo come ambata. Ok, vediamo se c'è qualcos'altro dopo. Quarto colpo, abbiamo lambo 14-32, lambo in sestina. Ancora avanti, vediamo se c'è qualcos'altro. Non c'è più niente, va bene, questo ci ha dato risultati. Ci spostiamo ancora avanti, adesso andiamo veloci. 10 dicembre, guardiamo il 12 dicembre, c'è subito un'ambata anche se è in verde, ma lo sappiamo che può succedere. Ma noi controlliamo solo quella in rosso. Vediamo questa. 17 dicembre, andiamo a vedere primo colpo, niente. Primo colpo sarebbe rispetto al 17, che è l'estrazione di calcolo. Il primo colpo sarebbe quella del 19-12-2020, no? Quella subito dopo. Ma qui andiamo avanti per vedere secondo colpo, terzo, quarto, quinto, sesto. E qui abbiamo sì, lambetto, lambo secco proprio, lambo quello bello, volevo dire lambo quello tosto, insomma, no? 55,5, ok. Questo è un ambo che si vincevano soldi, giusto? Ok, andiamo adesso a vedere. Ah, guardiamo un attimo il settimo colpo, ottavo colpo, se c'era nient'altro. No, non c'è nient'altro. Allora andiamo avanti adesso al prossimo pronostico segnalato in rosso. 24-12, abbiamo già fatto tutto il mese, eppure questo è al 95%. Vediamo se ha dato risultati. Primo colpo no. Secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, questo niente, settimo e ottavo. E vabbè, ha dato lambo all'ottavo colpo. Bisogna saper gestire anche quanto si vuole giocare, come si vuole giocare. Comunque, lambo all'ottavo colpo c'è. Va bene, andiamo avanti ancora. Pronostico subito in rosso il 28-12-2020 e ambata al primo colpo. Perché segue il gioco d'ambata è fortissimo questo, eh. Oh, come vi ho detto, non si diventa milionari, però ragazzi, tra giocare a vanvera e spizzicare qualcosa in questo modo, la differenza c'è. Andiamo avanti, insomma. Ah, guardiamo se ci sono risultati nei colpi successivi. No, nient'altro, solamente lambata. Andiamo avanti, quindi, con un altro pronostico segnalato in rosso. Vediamo quando. Siamo arrivati a gennaio, 2 gennaio. Andiamo avanti, ecco qua. Allora, il 9 gennaio, pronostico in rosso, 36-40, il 40 subito come ambata. Vediamo se dopo ci sono stati i risultati. Ancora il 4 come ambata alla giocata numero 3. E basta, non c'è nient'altro. Poi non possiamo arrivare all'ottava perché è finito gennaio, no? Siamo già al 26 qui, rispetto al 9, capito? Allora, andiamo a vedere cosa c'è dopo e ci avviciniamo anche al pronostico valido da giocare. Quindi fate attenzione. Chi vuole avere questo programma lo prenda adesso perché poi ritornerà a prezzo normale, che è anche abbastanza alto, ma non alto come quelli che impazziscono e chiedono per un programma, non so quanto una casa. Allora, siamo al 21 gennaio 99 e le due sestine. Guardiamo se ci sono stati risultati. Al primo colpo c'è cioè il 23 gennaio no e il 26 gennaio no. Ed ecco che questo secondo me è un pronostico buono. Ok, da seguire. 99 ambata e ambo sulla ruota nazionale e poi le sestine 90, 79, 89, 8, 1, 78 e poi 79, 7, 8, 6, 80 e 10.
Ok, adesso torniamo indietro di nuovo a dicembre, all'inizio di dicembre, e facciamo un excursus veloce del metodo 4. Metodo 4, primo dicembre non ci sono condizioni, quindi lasciamo stare. Andiamo avanti, vediamo quando c'è un pronostico in rosso. Questo era in rosso, vediamo se ha dato risultati. Secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo. No, questo non ha dato risultati. Ragazzi, questo vi fa vedere che non vi mostro solo i risultati vincenti, ma anche pure purtroppo le partite perdenti. In questo caso, questo pronostico ci ha lasciato senza risultati. Può succedere. Andiamo a vedere un altro pronostico. Ecco, la volta dopo, guardate, questo era in verde, ma ci ha dato il 23-33 Lambu in cestina. Andiamo avanti, vediamo il prossimo pronostico in rosso. Vediamo questo segnalato in rosso. Primo colpo niente, secondo, terzo, quarto. Abbiamo lambata buona al quinto colpo. E poi andiamo a vedere se ci sono altri risultati dopo. No, quindi lambata al quinto colpo ci sta. Andiamo poi a un pronostico successivo. Siamo già arrivati al 31 dicembre, non ci sono sempre i pronostici segnalati in rosso. Vediamo se a gennaio è successo qualcosa. 2 gennaio abbiamo un pronostico segnalato in rosso, 36-63. Andiamo a vedere se ci sono stati risultati. Oh, al quarto colpo abbiamo subito lambata, questo mi piace. Quinto, sesto colpo, c'è il 64, ma qui sembra un ambo, ma non è un ambo, è semplicemente che il 64 è ripetuto. Vi ripeto, vi dico che quando ci sono numeri doppi, ovviamente è ovvio che va scartato, insomma, no? Non fate come me che una volta ho giocato il 91 quando ero piccolo perché mia madre aveva scritto di giocare il 91. Sono andato al botteghino, ho chiesto di giocare il 91. Ok, allora andiamo avanti. Siamo al 7 gennaio. 7 gennaio, segnalato in rosso, vediamo un pochino. Ah, bello, 36-58, Lambo al primo colpo in cestina. C'è un amico mio di Roma, anche un bravissima persona, e anche bravo nel pronosticare i numeri, eccetera. Lui mi diceva che giocava sempre le sestine. Chiaro che non ci giochi il minimo sulla sestina, no? Ci devi giocare qualcosa, insomma, 10, 15 volte, insomma, 10, 15 euro ci devi giocare, sennò che vinci? Cosa vinci? Niente. Però lui mi diceva che giocava sempre le sestine perché le sestine sono un tipo di gioco, insomma, che dà risultati abbastanza frequenti. Queste sestine su ruota nazionale sono sicuramente interessanti. Adesso andiamo avanti. Questo era il secondo colpo, ha dato risultati. Vediamo al terzo, quarto. Qui c'è, no, non c'è un ambo perché non era un ambo. Ok, andiamo al prossimo pronostico, quello del 14 gennaio, 71%. Vediamo se era stato buono oppure no. Andiamo al secondo colpo, terzo, abbiamo lambata subito al terzo. Vediamo al quarto, quinto, sesto, no, qui siamo arrivati al quinto, più avanti non possiamo andare perché siamo arrivati al 26 gennaio già. Guardiamo il prossimo pronostico segnalato in rosso, eccolo qui, quello del 16 gennaio, vedrete che anche qui c'è un pronostico da seguire. Uno buono nuovo. Ok, allora andiamo avanti, vediamo se c'è qualche risultato. Ecco, c'è un risultato al secondo colpo. Secondo colpo il 21 gennaio, quindi lasciamo stare. Ok, andiamo avanti al 21 gennaio. Abbiamo avanti solo 2 estrazioni, giusto? Vediamo se ci sono risultati. C'è subito un ambo, 49-82, quindi questo è sfaldato, è uscito. È uscito proprio il 26 gennaio e questo lo vedono anche tutti quelli che hanno già questo programma, quindi vedete, non è che vi faccio vedere cose che sono successe nelle guerre puniche, come fa qualcuno, e adesso non succede più niente. Queste sono cose attuali, funzionano. Funziona! Funziona davvero, ragazzi. Allora, andiamo adesso a vedere il prossimo pronostico, cioè quello basato sull'estrazione del 23 gennaio, che non ha dato nessun risultato al primo colpo, il 26,
potrebbe dare, vediamo se sono numeri diversi, sì, potrebbe dare risultati adesso dai nuovi, nelle nuove estrazioni, insomma. Quindi questo è un altro pronostico interessante, seguitelo, chi lo vuole seguire. 78-87 ambate. Battery Qui c'è un apparato che sta dicendo che ha la batteria bassa, va bene. 78-87 sulla ruota nazionale. E poi le sestine, 78, 7, 77, 86, 79, 6. E ancora 7, 70, 71, 69, 8 e 88. E abbiamo finito. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi ringrazio se volete lasciare un commento qui sotto circa i miei programmi, perché mi aiuta a far capire a chi non mi conosce che i miei programmi sono abbastanza validi. E adesso, siccome sono scaramantico, non mi fermo al 17° minuto, ma arriviamo almeno al 18°. Cosa vi posso raccontare per arrivare al 18° minuto? Che vi posso raccontare? Vi dico cosa giocherò io stasera. Io sto seguendo a Bari il numero 7 e il 23. A Bari li sto seguendo il 7 e il 23. Non come ambi, ma li sto seguendo in posizione. Le posizioni le potete vedere con il mio programma Lotto più più, che tanti di voi ce l'hanno. Chi volesse avere sia Lotto più più che questo programma, che si chiama Lotto Nazionale 2021, mi può scrivere che vi faccio un ulteriore Battery un low. altro stai zitto un ulteriore sconto. Grazie a tutti, siamo al 18° minuto e grazie per l'attenzione e ci sentiamo presto. Ciao ciao, metti mi piace, mi piace, mi piace.